Pesaro 2024, capitale italiana della cultura e arte, storia, musica, eventi, ma anche enogastronomia. Così, al fianco del progetto che vede coinvolta tutta la provincia, c'è anche Food Brand Marche, che promuove e valorizza i prodotti tipici del territorio. I prodotti DOP, quindi il prosciutto di Carpegna, la cacciata d'Urbino, gli stessi vini DOP, il 400 DOP, l'olio 400 DOP, non sono soltanto degli alimenti, ma sono anche un bagaglio di cultura. Ecco perché ci siamo ben abbinati con Pesaro 2024. In un momento di cultura noi dobbiamo essere presenti e fare cultura del cibo e far conoscere che dietro a quei prodotti ci sono dei produttori che stanno impegnandosi, che tutelano il territorio, che sostengono il territorio e che quindi seguono un disciplinare riconosciuto dalla comunità europea. Quindi sono dei prodotti, tra l'altro, non del pesarese, ma sono dei prodotti della comunità europea, sono prodotti europei, quindi ci aprono le porte all'Europa. Ecco, fare cultura, bisogna conoscere il prodotto per poi dopo rilanciarlo nel territorio. Come si fa? La vita di un prodotto DOP è proprio dato da quanto il territorio è orgoglioso di questo prodotto. E il territorio è orgoglioso del prodotto, noi uomini, le persone, gli uomini e le donne che sono presenti, che abitano sul territorio, rilanciano perché ci credono su quel prodotto, perché hanno visto come viene fatto. Ecco, questo è un sistema per promuovere il prodotto DOP e promuovere la cultura e promuovere il territorio stesso. Mi piace questa idea di sostituire le patatine generiche e le noccioline in questi incontri del Cosa c'è DOP con questi prodotti per fare conoscere a tutti sia all'avventore che viene e apprezza, sia anche al gestore del bar o del locale, che impara che ci sono dei prodotti buoni che possono dare più prestigio al suo locale. La cultura del cibo in Italia non deve però essere vista solo come una tradizione o una particolarità locale, bensì come un vero e proprio strumento di promozione turistica. Innanzitutto dobbiamo pensare che la riforma delle DOP, del nuovo regolamento comunitario, ha dato proprio delle deleghe ai consorzi di tutela per fare il discorso del turismo. Quindi è importante che siano presenti questi consorzi di tutela e che sono delle attrazioni per il turista che viene da fuori, che consumando il prodotto sul territorio ne può apprezzare altre sfumature, perché vede un tramonto, vede un monumento, vede un campo, una nostra collina, una nostra fantastica collina, e mangiando, assaporando quel prodotto, possono apprezzare di più e venire quindi ritornare sul territorio stesso.